Oggi qui a Montano Lucino ad Orsatti ha fatto un altro dei suoi gesti di grande generosità, che è questo qua, con visiere, con strumentazione anti-Covid per questo centro di orientamento femminile, dove ci troviamo oggi, una struttura modello di Montano, del nostro territorio, che dà assistenza a tante donne, soprattutto in difficoltà. Giusto Ada? Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie, grazie sempre a Giacomo. E ci troviamo oggi qua, abbiamo raccolto insieme a Faloppio Oltre un materiale di sicurezza per questo bellissimo posto. Tranquillo. Grazie al comandante. Comandante della Polizia Locale, Buongiorno appunto Marco, buongiorno a Milco, tutti. Buongiorno. buongiorno Milco, sei stato un po' da tramite, Sì, ho giusto? sentito qualche settimana fa la direttrice mi aveva rappresentato un'esigenza e ho Di fatto presente ad Ada. avere dei Sì, dispositivi, giusto? dispositivi, mascherine, gel e quant'altro. Ho detto, provo a chiedere, ho chiesto ad Ada, ero sicuro, ero certo e si è attivata. Un giorno e Via. mezzo. Perfetto, in un giorno e mezzo avete trovato tutto. Grazie a 70.000 chi? mascherine. Diciamo anche grazie a chi, Ada, che vi ha dato una mano importante. Tutti i cittadini sempre, quelli Ok. che si fidano ciecamente di me, e anche a Faloppio Oltre, che ciao Luca, sicuramente ti sta seguendo, che doveva essere qui ma non è venuto, ci ha bidonato. E niente, grazie a tutti sempre, sempre loro sono i numeri uno, diciamo. Allora, voi come centro femminile di Sì? Montano, l'ho detto, è un centro all'avanguardia. Poi magari nelle prossime settimane, se riusciamo a presentarlo con più calma, Volentieri. credo sia molto importante. Ecco, avete rappresentato un po' di difficoltà, lei vi ha dato Sì, subito una e risposta, devo dire che è Ornella? venuto comandato, lui è stato veramente gentile come sempre e ha detto, beh, io però mi posso impegnare a farvi avere delle mascherine. E noi abbiamo detto, guarda, se ce la fa davvero, non... vedo che ce la fate egregiamente. Cosa sono? Mascherine? Sono Sono state mascherine e visiere, visiere giusto? gel, Visiere, visiere gel, e gel, visiere, cioè gel e veramente mascherine. sì, tutti i Ecco, dispositivi sono. quante ospiti avete qua da voi? Abbiamo 19 ospiti nella palazzina dove lei vede quella palazzina lì in po' arancio. Ok. E abbiamo i richiedenti asilo che sono mamme e bimbi. E poi di qui abbiamo 14 altre donne con bambini, meno bambini qui, e sono sempre comunque donne mandate dai comuni, donne che hanno disagio sociale Fate parte o... della rete di telefono donna, Facciamo giusto? parte di rete Ecco, telefono questo è molto donna, importante. siamo una casa d'accoglienza, una casa anche rifugio, perché appunto collaborando sia con i carabinieri, con l'ospedale Sant'Anna e con Telefono Donna, che è molto importante questo, accogliamo anche all'ultimo minuto, vuol dire se c'è un problema abbiamo un posto dove è sempre libero per poter accogliere queste persone. Molto bene, Ada, complimenti ancora. No, adesso vedremo anche di collaborare insieme, perché con tutte le segnalazioni che ci arrivano, al di là delle donne diversamente abili, ma però volevo anche ringraziare l'azienda Viflex, che sono loro, e l'ingegnere che non so dov'è, È qui alle tue spalle, che è eccolo della qua. Sanedia, che lui veramente ogni volta che io chiamo Filippo, lui subito arrivano, devo essere sincera. Quindi grazie a loro, grazie ai cittadini, grazie a tutti per questa cosa qua. Non è merito mio, è merito della gente Merito che è della gente, buona. ma ovviamente tu che fai da collante. Grazie a voi, a presto, allora, e complimenti Grazie, Ciao a grazie, tutti, gra grazie a grazie a loro, voi. e Grazie. veramente molto molto bello quello che avete fatto per noi.